Vittorio Sgarbi e Laura Boldrini, Capra e Zucca Vuota. Ma sì, girando sul grande web ho trovato un video dove Vittorio Sgarbi se la prende con la bella Laura Boldrini, perché Laura Boldrini dice che non si deve dire ministro a una donna, ma ministra, eccetera, eccetera, eccetera. E cita pure il presidente emerito, Giorgio Napolitano, perché Giorgio Napolitano sul piano grammaticale la pensa come Vittorio Sgarbi, ma Vittorio Sgarbi lo sai benissimo che le lingue sono esseri viventi, si muovono, si spostano. Dai, Vittorio Sgarbi, lo sai, sì, non siamo abituati a dire ministra. Siamo abituati a dire ministro a una donna. E però lo sai, Vittorio Sgarbi, che come esiste il maestro, esiste la maestra, e come esiste l'operaio, esiste l'operaia, operaia, e nessuno si offende se sente dire a una donna che è un'operaia. Dai, Vittorio Sgarbi, lo sai che Laura Boldrini è bella, è bella, è bella. Io penso che tu attacchi Laura Boldrini perché ti piace troppo. E tu sei un esteta, Vittorio Sgarbi, hai il senso della bellezza. Lo vedi come cammina Laura Boldrini? Vedi che camminata reale o regale che ha? Io ho della camminata di come nasce la camminata reale o regale, caro Vittorio Sgarbi, ne ho parlato in questa opera, La stirpe del serpente. A me piace tanto Laura Boldrini. È bella, inoltre cammina in maniera così elegante che nessuna indossatrice può starle alla pari. Va bene, Vittorio Sgarbi, mi raccomando, Vittorio Sgarbi, c'è l'operaio e c'è anche l'operaia, c'è il maestro e c'è anche la maestra. A te, Vittorio Sgarbi, e a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.